Buonasera amici e amiche che ci seguite da casa. Un saluto da parte mia e di Alessandro Mastrini che cura le immagini e video. Questa sera siamo all'interno di Ma Project. Andiamo a conoscere l'artista Ilaria Pennoni. Stasera, Ilaria, saremo molto, molto, molto duri. Buona visione! Siamo con l'artista Ilaria Pennoni, una studentessa dell'Accademia di Belle Arti del corso di scultura, la madre dell'opera che vedete qui dietro, 46M/S. Raccontacela, parlaci di questa tua opera, di questa tua creazione. Ci posso provare. Allora, innanzitutto il motivo che spinge tutta questa mostra e perché sta nella ricerca di protezione, di proteggere qualche cosa che ci è sempre inafferrabile, qualcosa che ci sembra fluida, sfuggente, Mutevole. mutevole, assolutamente mutevole, nel mio caso sicuramente. E questo è quello che in realtà io faccio abitualmente nel mio lavoro, no? E penso che sia quello che fa l'artista in generale, cioè tentare di accudire un qualcosa che poi una volta esposto, diciamo, una volta che è più lontano da noi, ha una sua vita, ha una sua forma e non è più la nostra appendice, no? E quindi c'è un distacco per me assolutamente materno, cioè passo molto tempo a fare queste forme di cera, no? E una volta che sono lì, sono nel lavoro, ci sono degli oggetti, in questo caso il ferro da stiro, che è un oggetto che dovrebbe proteggere, un oggetto che ci ricorda una maternità, comunque una parte femminile della casa, diventa un corpo che le distrugge, che le fa diventare qualcos'altro, diventano delle specie di coralli, no? Diventano qualcosa che addirittura è più bello di quello che io potevo fare con le mie mani. Questo è un buon dispiacere, però è quello che è l'arte. D'altro Raccontaci un canto. po', scusami se ti interrompo, Prego. la storia di questo nome. Perché? Perché? Quello che prima mi hai detto e che mi ha molto affascinato, che cosa accade in quel tempo? I 46 sono i maiali al secondo uccisi in tutto il mondo, quindi è quello che ho pensato di proteggere io, no? L'arte in generale è un qualcosa di serie B, qualcosa di superfluo, come è la visione generica dell'animale, è soltanto un qualcosa che è lì per essere mangiato, per un altro scopo e non per se stesso, e è per questo che ci sono i maiali lassù, quindi 46 sono i maiali al secondo. Quindi tu in qualche modo sostituisci la carne con la cera. Dunque Assolutamente. tu sei la madre dell'opera, ma sei anche la protettrice della carne. Quindi la tua visione dell'opera è un po' quello che è la tua visione del mondo. Cioè tu vorresti che la carne fosse sostituita dalla cera, che in qualche modo fosse la protettrice della carne. Quindi c'è un richiamo filosofico. Assolutamente, mi È sembra una un'opera che giusta va lettura. oltre, e è molto interessante questo. Infatti, ho visto anche le candele che hanno una forma particolare, che richiamano La appunto. zampa del maiale, sono calchi reali da zampe di E questo è molto interessante perché è la chiave di maiale. tutto. Esattamente. E quando ti è nata questa visione? Beh, in realtà quando ho iniziato a fare questo, cioè è la visione che io ho alla fine un po' dell'arte, quindi questo rispecchia me e il mio lavoro. Il lavoro rispecchia sempre l'artista a modo suo. È un'opera che sta accadendo, quindi è in movimento. La domanda che io ti pongo è questa: qual è stata l'idea che come un Big Bang ha fatto esplodere questo processo alchemico che ha generato l'opera? Allora, io parlerei più che l'idea di una sensazione, cioè, appunto, come dicevo prima, la sensazione che una volta che quello che facciamo, il nostro lavoro, è fuori, è esposto, è qualcosa di diverso, qualcosa che ha una vita propria. Infatti, ha una vita propria effettivamente perché sta accadendo, nel senso che la cera si
si sta sciogliendo, quindi il lavoro muta continuamente. E anche una sensazione abbastanza malinconica nel constatare che quello che noi possiamo fare, noi come artisti possiamo fare, una volta che è lì, una volta che il lavoro si fa da solo, è qualcosa di assolutamente migliore di tutto quello che potremmo fare noi. Quindi sei te, ma è anche l'altro da te. Sì, lui è altro da me. Ma sei anche te, è una raffigurazione di te. Quindi noi parliamo di opera e raffigurazione, che appunto è coinvolta in un processo che va oltre il materiale e che va anche oltre la chimica. Il processo è la parola chiave, quello che conta in quello che faccio, sì, è quello che accade. Bello. E in quel frangente che accade, te cosa vedi? Cosa senti quando sta accadendo? Non lo so, sono penso stupita come un po' chi lo guarda e chi si mette lì ad aspettare che le gocce iniziano a cadere, a condensarsi. Sono come un qualsiasi altro spettatore nei suoi confronti. E ogni volta che accade e la osservi, vedi sempre e senti sempre le stesse cose? Ma sì, la sensazione principale è appunto questa sensazione, credo, malinconica nel vedere cosa fa lei e quello che posso fare io. Però è anche un piacere, no? Quindi le tue non sono sensazioni mutevoli? Sì, sono sensazioni mutevoli, come lei è mutevole. Come tutti. Bene. Ecco, ma io chiedo, questa cera poi viene recuperata? Sì, viene recuperata. E diventa un qualcos'altro, quindi questo si può osservare nella durata dell'esposizione, della mostra, ma questa cera, una volta che la mostra è conclusa, conclude questa sera, verrà domani risciolta e diventerà un nuovo lavoro, diventerà qualcos'altro. E cos'altro vorresti che questa cera diventasse? Non lo so ancora. Insieme a me, secondo te, quali sono gli scenari? Cioè, restiamo all'interno dello scenario animale? Probabilmente ampliamo lo scenario. Per ora restiamo all'interno dello scenario animale. E queste zampe potrebbero diventare mani? Potrebbero diventare. Quindi questa cera in qualche modo potrebbe andare ad accarezzare le mani, dalle mani animali alle mani di un altro animale, perché anche noi siamo animali. Come la vedi? Cioè, l'idea di questo processo che continua a trasformarsi e va ad accarezzare come un guanto la tua pelle. Come la vedi? Cioè, cosa provi nel vedere, nel sentire, nell'immaginare questa scena che sta accadendo e che accadrà? Beh, allora, mi conforta il fatto che il lavoro, così com'è, possa avere qualsiasi possibilità, innumerevoli possibilità, tra cui quella che hai appena citato. Quindi la facciamo accadere? La possiamo far accadere. Allora, ti chiederò di realizzarmi un paio di guanti con la tua cera. Va bene, per riciclare questo prezioso materiale. Bene, grazie.